Il Matelica ha lanciato il suo assalto al primato e la capolista Notaresco è attesa alla prima di due trasferte consecutive, prima a Iesi e poi a Vezzano. E già la gara del Carotti di domani contro la Jesina assume un elevato peso specifico. Il Notaresco deve reagire prontamente al KO con il campo basso e dovrà farlo essendo primo di due elementi cardine fermati dal giudice sportivo, il difensore Marco Pomante e il bomber Marco Sansovini, out anche per la gara del De Marsi. Rosso-blu dunque attesi ad una prova di squadra con la S maiuscola. I Leoncelli sono ultimi in classifica e dopo lo stop interno col Vasto Girardi hanno la necessità di non bucare il secondo impegno consecutivo casalingo per non vedere assottigliate le speranze di salvezza. Gara speciale per il centrocampista del Notaresco Frulla, Jesino Doc ed ex della partita. Per il Matelica impegno in terra abruzzese al Fadini contro il Giulianova. Per la squadra di Federico Del Grosso un impegno durissimo contro una compagine, quella marchigiana, che è la più in forma del girone, reduce da ben 7 vittorie consecutive e trascinata da uno straripante Leonetti a segno da 4 gare consecutive nelle quali ha realizzato 6 reti. Il Giulianova non vince da 6 partite ed ha più che mai bisogno del pubblico del Fadini. Rientra dalla squalifica Cesario e Del Grosso spera di rivedere l'attenzione mostrata nella buona gara di Vasto. Vastese che d'altro canto, salvata da un discutibile rigore, affronta l'insidiosissima trasferta di Fiuggi. Il campo dei laziali è finora stato indigesto per le abruzzesi. Lì hanno già perso Giulianova, Notaresco e Pineto. Per di più, il tecnico Amelia sarà privo degli squalificati Vittorio Esposito e Di Filippo e dell'infortunato Cacciotti, difesa dunque da inventare. Settimana trascorsa in maniera più serena dal Pineto, confortato dal ritorno alla vittoria contro il Chieti e in procinto di affrontare la trasferta con la San Giustese in uno stadio, il Polisportivo di Civitanova, già espugnato dal Pineto contro il Porto Sant'Elpidio. I marchigiani non vincono in casa da settembre, ma sono sembrati rinfrancati dall'avvento in panchina di Campedelli. Mancheranno Presmans e forse Mengoni. Il punto del tecnico pinetese a Maulo. In circostanze questo giorno di ritorno non esistono partite facili. Con il mercato effettuato da chi ne aveva più bisogno, quindi portare punti in questa fase del girone di ritorno è una cosa ardua un po' per tutti quanti, e noi dobbiamo andare avanti per la nostra strada a prescindere di chi abbiamo di fronte. Dobbiamo andare a ricercare una prestazione e della continuità che ci possa permettere di trovare un'identità di squadra che possa far bene in questo campionato. Situazione sempre più difficile in casa Vezzano dopo la sconfitta nello scontro diretto con la San Giustese. In settimana tesserato il giovane portiere nigeriano Ogbebor Onaivu, ma la trasferta di domani ad Agnone contro il Vasto Girardi richiede un'impresa ai ragazzi di Meco Monaco, privo per l'occasione dell'attaccante Masini. Ormai noi non dobbiamo più guardare chi è l'avversario. Il Vasto Girardi sappiamo è una squadra molto buona, organizzata. Abbiamo visto anche all'andata, è una squadra che sta facendo molto bene, per essere una neopromossa sta facendo molto bene, però noi, come abbiamo detto sempre, è inutile che diciamo sempre le stesse cose, dobbiamo cercare di fare punti su tutti i campi. Domenica non ci è riuscito per tanti motivi, noi partita dopo partita dove possiamo raccogliere punti lo dobbiamo fare. E già da domenica dobbiamo cercare di riportare qualcosa di positivo a casa.